Buonasera, siamo come ospite Silvia Vignani, una mano felice. Come ti sei approcciata? A me è sempre piaciuto molto disegnare, sin da piccola ho seguito un'altra strada, infatti sono una giornalista. 2 anni e mezzo fa ho cominciato a dipingere e da lì è cominciato questo percorso. È una poetica molto particolare. Qual è il motore, quindi, che anima ciò che rappresenti su tela? Il tentativo era quello di rappresentare la fluidità di genere che è tipica un po' del nostro momento storico. La sessualità, sì, è fatta di maschile e femminile, ma i generi possono essere tantissimi. Il gioco di questi quadri è lo spettatore a decidere qual è il genere dei protagonisti. Io sono una grande amante di anime giapponesi e la poetica queer degli anime è molto vicina alla fluidità. Mi piaceva unire questi due elementi. Il modo in cui dipingi, le tecniche che utilizzi. Dipingo prevalentemente ad olio, a volte mescolando anche con l'acrilico, e dipingo alla prima, quindi in un'unica sessione la parte prevalente, anche se poi aggiungo a volte anche delle velature successive. Ringraziamo Silvia Vignani, una poetica sicuramente molto affascinante, alimentata da un discorso attuale, definito e rappresentato attraverso una forma di pittura classica, sicuramente molto molto piacevole. Grazie.